Allora, intanto credo che, così insomma, in attesa che arrivi qualcosa da mangiare, perché finora credo che insomma non abbia portato molto, vero? Allora, intanto cominciamo a entrare nel vivo di questa festa del Parma Club Jolly Bono di Travesseno, questa Gianna Brusa, adesso che regoliamo il volume. Allora, vediamo se è così la funzione. Allora, undicesimo trofeo del Parma Club Jolly Bono di Travesseno, una sede che ormai è abitudine di ritrovo per quanto riguarda qui al ristorante Colibrì. Una serata importante e bella, perché arriva anche in un momento bellissimo per il Parma Calcio, un momento davvero da fare. La domenica ci sarà anche una partita bella e importante che ci auguriamo a tutti porti anche un buon risultato, ma intanto si va a festeggiare il Parma Calcio in questo ristorante, questo posto che ormai è diventato un posto di tradizione per quanto riguarda la serata della festa del Parma Club Jolly Bono. E qualche minuto di pazienza, anticipo subito che dopo avremo anche l'estrazione dei premi della lotteria, ma intanto naturalmente dobbiamo premiare i protagonisti di questa serata, che sono i nostri graditissimi ospiti per il Parma Calcio. Li chiamerò subito dopo, ma intanto li avete già visti, ma vi denuncio per il primo bel applauso. Sono Marco Parolo, Ezechiele Stelotto, José Mauri, tre giocatori, Alessandro Meglio, team manager del Parma Calcio, che sono qui rappresentanti della squadra della società in questo momento così bello, così importante della storia del Parma Calcio. E allora è un momento bello, qua ci sono tifosi che seguono la squadra da tantissimo tempo, da tantissimi anni, praticamente molti hanno seguito tutta l'avventura del Parma in Serie A, e quest'anno è uno di quei campionati che credo nella memoria futura sarà comunque, già adesso sarà, vale la pena, varrà la pena di ricordarlo, e da qui alla fine della stagione, ricordo proprio ieri sera in un'altra festa, proprio l'amministratore delegato Pietro Bernardi ha detto: adesso siamo arrivati a 40 punti e quindi adesso andiamo avanti, guardiamo e vediamo quello che accade. Era la quota famosa, i 40 punti che si diceva all'inizio stagione di dover conquistare, sono arrivati con larghissimo anticipo, quando mancano 2 mesi e mezzo ancora alla fine del campionato e tantissime partite, e quindi d'ora in poi ovviamente si guarda avanti e si guarda a traguardi prestigiosi. Traguardi prestigiosi che sono anche quelli di un Parma che con queste prestazioni ha portato anche giocatori importanti in nazionale, un Parma che ha ritrovato l'azzurro, che qualche anno fa era la consuetudine, e adesso è ritornato ad avere rappresentanti in azzurro. Ieri sera ce n'era uno che ha fatto una grandissima prestazione di esordio, ma non era solo, perché era accompagnato anche da un altro giocatore, che è quello che ha rotto il ghiaccio, che mancava dell'azzurro, che mancava Parma da tanto tempo, e che questa sera è il premiato d'onore, quindi premiato con il trofeo del Parma Club Jolly Bono, quindi Travesseno, è Marco Parolo! Vieni Marco! Allora Marco, questa sera hai visto decisamente scatenata, Marco, l'ho visto davvero contento di dirlo. Diciamo la verità, Marco a un certo punto si sentiva un po' solo e si lamentava, cioè diceva: ma non posso continuare se mi chiede, se chiamano qualcuno in nazionale sempre da solo. E allora intanto così è arrivato a Paletta, e poi così intanto cominciamo a prendere conoscenza per uno stage di 3 giorni che farà la Borghi Sera. Prendelli tra 31 giocatori, molti giovani e qualcuno anche di esperienza, intanto ha chiamato anche Antonio Mirante e un giocatore esperto, come mi pare si chiami Alberto Cerri, ormai un po' di anni che gioca, e quindi altri 2 del Parma che sono entrati in Giro Nazionale. E Marco, insomma, è una bella soddisfazione. Ma innanzitutto ringrazio prima tutti quanti per questo premio,
Poi dopo devo dire che tipo sono contento con il sono molto contento perché siamo con la statistica che siamo una delle squadre che ha più italiani in rosa. Insomma, penso sia un orgoglio questo e penso che ci siano diversi miei compagni che stanno facendo una gran stagione e meritano comunque anche loro di essere chiamati. Quindi sono contento. Se qualcuno alle spalle, qualche anche cioè, tutti quanti, comunque se la squadra fa bene, abbiamo sempre detto, comunque il gruppo non sono delle grosse individualità che spiccano, ma siamo tutti quanti insieme, quindi penso che tutti quanti meritano qualcosa e pian piano ognuno sta raccogliendo quello che merita. E soprattutto direi tu, perché l'anno scorso hai arrivato a Parma anche con buone credenziali, poi c'è stato un avvio, non vediamo, che era stato anche difficile per te, ma c'è stato anche un momento un po' particolare, poi già nella seconda parte dell'anno scorso avevi cominciato proprio insomma a inserirti a pieno e quest'anno è davvero una stagione, possiamo definire quella della piena maturità, perché sia come età calcistica che come esperienza proprio stai vivendo un'annata, credo, che quella che insomma ogni calciatore vorrebbe avere nella carriera. Ma quello sicuramente, io devo ringraziare la società che ha avuto fiducia in me e mi ha comunque riscattato quest'anno, mi ha dato ancora la possibilità di star qua e insomma ci sto mettendo tutto me stesso per ringraziare comunque anche la gente, tutti i nostri tifosi, e sono veramente contento di quello che sto facendo, ma sono contento di quello che stiamo facendo come squadra, perché stiamo facendo veramente un campionato importante, abbiamo fatto dei record, e quindi quando uno viene in una squadra spera sempre di lasciare il segno in qualcosa e in qualcosa ci stiamo riuscendo. Adesso abbiamo raggiunto i 40 punti, è giusto pensare avanti, guardare in avanti, cercare di migliorarsi, però partire da domenica. E la cosa che voglio chiedere è che spero che domenica ci sia uno stadio pieno, perché è bello, perché avere la gente che acclama prima della partita ti dà una carica che dopo in campo si sente e ti può dare qualcosa in più che poi vinci le partite. Anche proprio come Marco si sia inserito appena viene in Parma e poi chiudo il tiro e viene, ti faccio consegnare il premio, il riconoscimento, però devo dire anche l'anno scorso, anche in momenti di difficoltà, credo però che tu abbia sentito che il pubblico di Parma comunque con te non ha mai avuto, perché è anche un pubblico un po' difficile, con qualcuno fa presto anche magari a fischiare o comunque a non prendere simpatia, c'è sempre stato però una speranza, una grande fiducia nelle tue capacità, e questo credo che vada riconosciuto a te comunque di aver mai mollato e al pubblico di averti sostenuto e incitato. Quello sicuramente, penso che comunque il pubblico apprezza la gente che si impegna, che dà tutto in campo, e penso che quello deve essere la base per uno che gioca, poi tutto quello che viene in più è tanto di meglio per la squadra, per la società e per tutti. Però l'impegno è quello che ci vuole, io ce l'ho sempre messo, e alcune volte mi viene le cose bene, altre male, però si prova sempre a dare il massimo per la maglia e sicuramente si esce sempre sudati e stanchi e cotti a fine partita. Molte volte arrivi con la nebbiolina, non è la nebbia di Parma, è quella nebbia che c'è. Allora, il premio, l'undicesimo trofeo, c'è il premio consegnato a Marco Paolo, questa sera ospite d'onore davvero importante, dice anche dalla regione Chiesa, davvero grazie a te per quanto hai fatto finora, per quanto sicuramente farai anche per il futuro, e in bocca al lupo naturalmente, magari anche per un'estate di minor riposo, ma che potrebbe regalare soddisfazioni importanti. Speriamo. Ringrazio ancora tutti quanti. Grazie, non so poter dire le parole prima dei miei confronti, quindi mi ha fatto veramente piacere. Sono una parola, via. Tanto sei l'esperto, quindi. Sto dilettando con un po' il dialetto parmigiano, però non è facile sto costo setto a metterlo. Bene, grazie Marta, davvero anche così la simpatia che ho.